Di Maio ha detto che non vuole né indagati né condannati alla presidenza delle Camere. Lei è d'accordo? Portate qualche giorno di pazienza. Portate qualche giorno di pazienza. Inutile riempire le televisioni di dichiarazioni sempre uguali le une alle altre. Lavorerò perché il Parlamento cominci a produrre il prima possibile. Non faccio nomi e cognomi, ascolto tutti, incontro tutti, ho le mie idee in testa. Però è inutile ripetere sempre le stesse cose. Gli italiani mi chiedono, cominciate a lavorare il prima possibile, questo voglio fare. Ma votare a ottobre andrebbe bene se non si trova una soluzione. Farò di tutto per dare agli italiani un governo stabile che parta dal lavoro e risolva i problemi del lavoro. Ce la metto tutta. Meloni dice PD o 5 Stelle pari sono, uguale. Sarà mio dovere ascoltare tutti. Gli italiani hanno premiato il programma e la coalizione di centrodestra. Mi chiedono, dalla Calabria al Veneto, più lavoro, meno tasse e meno clandestini, e questo proporremo tutto il Parlamento, ci sarà chi dice sì e ci sarà chi dice no. Quindi la mia priorità non è tornare alle elezioni, anche se non ne ho paura ovviamente, perché la Lega non potrebbe che crescere, però farò di tutto perché gli italiani possano avere un governo serio, stabile, coerente, che vada in Europa a farsi rispettare senza prendere lezioni né da Parigi né da Berlino. Esiste una possibilità di una Lega all'opposizione? Gli italiani ci hanno chiesto di governare, hanno scelto il nostro programma e i nostri candidati, quindi questo faremo perché altre soluzioni non le vedo. Ma un presidente di garanzia di una delle due Camere, non espressione dei partiti, secondo lei è un'ipotesi possibile? Tutto è possibile. Ha sentito Di Maio? No. Domani? Non so, oggi. Dopo vado alla partita, magari dopo la partita. Quindi aspetta la sua telefonata o lo chiamerà lei? No, ha detto che chiama tutti, quindi chiama, io ho il telefono acceso. Quando è che si risolve questa partita? Entro la fine della settimana inevitabilmente. Invece nel PD la linea sembra un po' cambiata, Mattina dice non facciamo un nuovo Aventino. Spero che diano una mano a far ripartire questo paese.